Siamo lodati Gesù e Maria. Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo. Abbiamo tutti, unitamente al lettore, detto nel versetto dell'Alleluia che introduce questa celebrazione. Sappiamo che oggi è la festa della Santa Croce, l'esaltazione anzi della Santa Croce, una festa che ricorda appunto il primato della croce per noi cristiani, perché è stata trasformata da strumento di ignominia e di tortura in strumento per la nostra redenzione del nostro Signore Gesù Cristo, che non è soltanto morto in croce ma ha desiderato la croce, ha amato la croce, e non certamente per le sofferenze che gli arrecavano, perché sapeva che quello era il prezzo della nostra salvezza. In questo giorno la Chiesa ricorda due cose, sia l'invenzione della croce, invenzione non dal latino invenio che significa trovare, cioè quando la croce fu trovata per opera di Sant'Elena attraverso l'ausilio del monaco Macario, che fecero degli scavi. Sapete che Gerusalemme era stata distrutta da Tito nel 70 d.C. e poi ricostruita dall'imperatore pagano Adriano come città pagana, si chiamava Elia Capitolina, quindi completamente riempita di terrapieni e sopraelevata di diversi metri al di sopra della soglia originale, e della croce di Cristo non c'erano più tracce. Quindi hanno fatto degli scavi, l'hanno ritrovata, adesso nella Basilica del Santo Sepolcro c'è un luogo che si chiama proprio la Grotta di Sant'Elena, che ricorda proprio il luogo fisico dove ritrovarono la croce di Cristo. Sapete che la croce di Cristo è custodita in uno dei frammenti più grandi, non tutta chiaramente perché è stata fatta chiaramente in tanti pezzi, a Roma nella Basilica della Santa Croce in Gerusalemme, dove si conserva insieme ad altre reliquie della Passione e insieme invece allo stipes, al braccio orizzontale della croce del buon ladrone, la croce di Lisma. Ci possono tutte quante reliquie che si possono ammirare in Roma. Questa è una delle mete, tra l'altro, dei nostri futuri possibili pellegrinaggi degli anni prossimi. Mi vale veramente la pena, insomma, andare nel complesso di Santa Croce di Gerusalemme, Scala Santa e San Giovanni in Laterano. Un bellissimo, bellissimo pellegrinaggio, insomma, da fare. E poi successe che la croce fu portata, diciamo, fu saccheggiata dai pagani, dai persiani in particolare, e fu poi da un imperatore cristiano riconquistata e riportata a Roma. Quindi ecco perché l'esaltazione della Santa Croce. Noi in questo giorno siamo chiamati a volgere lo sguardo soprattutto a quello che abbiamo ascoltato nella lettura prima, cioè che Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi non soltanto, cioè raccogliendo anche ciò che la croce rappresentava, noi questo dobbiamo sempre pensarci, cioè chi passava davanti a questo crocifisso a quei tempi, la croce era proprio il massimo dell'ignominia. Voi pensate che i crocifissi ordinariamente erano crocifissi completamente nudi, cioè a Gesù questa cosa è stata risparmiata per volontà del Padre, secondo la testimonianza, cioè almeno quella, capite? Ma erano soggetti ad ogni tipo di scherno e ludibrio, insomma, perché la croce, cioè se tu andavi in croce, chiunque faceva, lo sa questo che ha fatto per dare un supplizio così atroce, che tra l'altro non poteva essere dato se non a quelli che venivano chiamati gli schiavi e gli umiliores, venivano chiamati così nel diritto romano, cioè le persone più infime, più basse, perché un cittadino romano non poteva essere crocifisso. Voi sapete che San Paolo non fu crocifisso perché era cittadino romano, altrimenti avrebbe fatto nel 64, nel 67, non sono d'accordo, dalla stessa linea di San Pietro, sarebbe stato crocifisso anche lui, ma essendo cittadino romano non poteva essere crocifisso perché appunto ai cittadini romani questa ignominia non poteva essere data. Quindi ci sono tanti scritti di tanti santi scrittori ecclesiastici che esortano come fedeli a camminare sempre primo nella via dell'umiltà, quindi perché Gesù si è sottoposto all'ignominia della croce, e a guardare con occhio soprannaturale la sofferenza e il mistero della croce, a non schivare come tutti fanno, allontanare la croce, ma abbracciarla con amore, sapendo che è stato lo strumento di salvezza che Gesù ha fatto per noi ed è salvezza per noi. Sapete che Gesù ha detto chiaramente nel Vangelo che chi vuole venire, chi vuole andare dietro di lui deve negare se stesso, prendere la propria croce ogni giorno e seguirlo. Ringraziamo in questa Santa Messa nostro Signore che con la sua Santa Croce
ha redento noi e il mondo intero, chiediamo alla Madonna la grazia di farci vivere un rapporto santo e cristiano con la croce, mai ribellarci alla croce, mai chiedere al Signore il perché delle croci, ma sempre quantomeno accettarle con amore, e se diventiamo più bravi, desiderare le croci e amare la croce. Siano lodati Gesù e Maria.